una sequenza di immagini che resteranno per sempre impresse in ognuno di noi. Se vivere in isolamento è triste, morire lo è stato ancora di più. Defunti andati via senza un addio, senza il conforto di familiari e amici, senza messe di suffragio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Noi eravamo abituati ad altro, a stare accanto ai nostri defunti, a poter pregare per loro, a poterli piangere. Adesso neanche questo ci viene dato. Riti senza cortei e saluti, che hanno messo ancora di più in risalto la nostra misera condizione umana e mortale. E facciamo in modo che questo oggi, che non sappiamo quanto durerà ancora, quanto tempo ci sarà ancora da aspettare, facciamo in modo che questo oggi, ecco, sia ancora un tempo di benedizione per noi. Abbiamo assistito in questi giorni con il cuore pesante alla morte di tante persone, volti che hanno accompagnato la nostra vita e che non ci sono più. Il virus li ha strappati all'affetto di tutti. Una generazione sparita per sempre dalla faccia della terra. Chi sopravviverà allo sterminio virulento ha il dovere di ricordarli.